E dunque la quarta gara del torneo dei Rioni di Agliana edizione 2016 si è conclusa ancora una volta a calcio di rigore con il Nicolao che ha avuto la meglio sul Rione Ponte Tigli con 5 trasformazioni contro 4. Gara non certo spettacolare, le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, partita a tratti maschia, a tratti anche fallosa, molto giocata a centrocampo. La sfida comunque ha avuto un andamento piuttosto equilibrato, alla fine ha avuto la meglio il Nicolao, esordio invece con solo un punto per il Ponte Tigli. In maglia giallo-blu ancora un recupero di palla di Fabri che prova la conclusione, Fabri con il sinistro a giro, la palla però è sul fondo, prova adesso il Nicolao a far salire la pressione, pallone tentativo di testa da parte della Rione Nicolao con Lucchese che è andato a colpire, ancora manoviera la formazione giallo-blu, c'è poi un giocatore del Ponte Tigli che finisce a terra, serata di Massaro, l'arbitro però non ravvisa gli estremi del calcio di rigore, il pallone messo in area, vediamo il colpo di testa poi vicino al gol Rione Nicolao, c'è stato un cross improvviso, è andato di testa a staccare sul cross dalla sinistra Mirko Lucchesi, il pallone però è uscito sul fondo, parte Fabri sinistro, pallone altissimo però sopra la traversa. C'è Massaro che serve Fabri in limite dell'area, Fabri tra due avversari, Fabri conclude, Fabri pallone sul fondo di circa mezzo metro, la palla ha sorvolato la traversa sul sinistro di Fabri. Massaro, vediamo Massaro a po' di campo, può andare verso l'area di rigore, Massaro converge, va sul fondo, mette dentro, vediamo l'arbitro, lascia proseguire, c'è una protesta vibrante da parte del Ponte Tigli con Massaro che chiede il calcio di rigore, l'arbitro però fa proseguire l'azione. C'è stato un brutto intertesta contro testa tra due giocatori, uno del Rione Nicolao e uno del Ponte Tigli. Vediamo che l'arbitro è stato costretto a interrompere il gioco, entra in campo anche la Barella, recupera il pallone il Ponte Tigli, Massaro messo giù, si prosegue il nuovo vantaggio, Massaro converge, Massaro da due avversari, Massaro col destro, Massaro e Del Bianco blocca il pallone, bel lavoro di Massaro, Muglia, c'è anche Baldi, c'è anche Lucchesi, il pallone a cercare Lucchesi di testa, il pallone che sfiora la traversa sull'uscita un po' avventata di Bini, occasione quindi per il Nicolao su calcio d'angolo, poi il pallone verso Baldi, c'è un tentativo da parte, l'opportunità, la conclusione che sfiora il palo con il Nicolao che proprio all'ultimo ha rischiato di portarsi in vantaggio, e quindi sono i calci di rigore a decidere la vincitrice della quarta giornata, la quarta partita del torneo dei Rioni, batte Giusti con il destro, palo, sbaglia subito il Ponte Tigli, il palo salva Del Bianco, Di Ninni, conclusione, gol, passa in vantaggio il Nicolao con Di Ninni, la conclusione con il destro, gol, ha toccato Del Bianco ma la palla comunque si è insaccata, 1-1, secondo rigore anche per il Nicolao, va Vichi destro, gol, 2-1 per il Nicolao, tutto pronto, fischia l'arbitro, Fabri con il destro, gol, segna anche Alberto Fabri, Passoldi sinistro, gol, torna in vantaggio il Nicolao, il bomber del Ponte Tigli è pronto al tentativo, sinistro, gol, segna anche Francesco Fabri, Nicolao che segna ancora il rigore con Baroncelli, quinto rigore per il Ponte Tigli, Massaro con il destro, gol, segna anche Massaro, tra Baldi con il sinistro, fischia l'arbitro, sinistro, gol, vince dunque Nicolao con questa 2 punti, vince 5-4 dopo il calcio di rigore.